Siamo con Luca Carezzano per milano3basket.com. Allora Luca, nell'ultima gara purtroppo una sconfitta anche pesante nei termini sul campo della capolista rispetto magari a quello che era stato il primo tempo sempre contro Montichiari. Nella gara di andata qualcosa certamente non ha funzionato, cosa a tuo giudizio? Sicuramente non abbiamo giocato a pallacanestro, nel senso che abbiamo subito tutta la partita una squadra che è oggettivamente più forte in questo momento di noi. Avevamo comunque qualche assenza, arrivavamo da una settimana dove non ci eravamo allenati un granché bene e quindi poi tanti fattori hanno influito su una prestazione non molto incoraggiante, mettiamola così. Sicuramente arrivavamo da un buonissimo periodo perché 4 partite su 5 erano un grandissimo rullino di marcia e ripeto, abbiamo trovato una signora squadra davanti, quindi sicuramente noi non abbiamo giocato ma gli altri erano molto molto competitivi. Ora arriva invece sabato la sfida che sarà un impegno diciamo decisamente più alla vostra portata contro la Feroli di San Bonifacio, all'andata una sconfitta anche in questo caso, però poi alla fine se andiamo a guardare la classifica sono soltanto 4 i punti che ci dividono. Come affrontare questa gara? Sicuramente con coraggio, con volontà di in primis di riscattarsi rispetto a quella che è stata la partita di Montichiari e secondo poi anche trovare uno stimolo nuovo. Abbiamo sicuramente parlato con lo staff, ci siamo detti che il fatto di aver raggiunto comunque una buona quota classifica non deve essere sintomo adesso di accomodarci e vedere che cosa succede da qua in poi. Ci siamo prefissi un altro obiettivo, sicuramente dalla partita di sabato ricominceremo a giocare a pallacanestro come assolutamente dobbiamo fare e come soprattutto sappiamo fare. Di conseguenza la partita di sabato sarà molto molto importante per noi. San Bonifacio è una grande squadra, l'abbiamo affrontata all'andata in una delle partite oggettivamente più brutte che abbiamo fatto dall'inizio dell'anno. Un nazionale o un ex nazionale in squadra non ce l'hanno in tanti e di sicuro non uno di 2,13 m. Ci arriveremo col coraggio di chi vuole vincere una partita, soprattutto giocando sulla gara.